Ciao giovani, oggi avevo voglia di una bella grigliata di pesce. Non esagerata, ma una cosa giusta. La vado a fare con coda di gambero, calamari, coda di rospo o rana pescatrice, delle piccole trigliette e della sogliola. Poca roba, giusto per noi. Io questi li ho lavati, ho puliti tutti, ho viscerato le triglie. Pulito la coda di rospo, gli ho tolto il dorso che c'è nel mezzo, Gabriel ha tolto il budellino, i calamari li ho tagliati a metà e adesso li vado ad asciugare perché dopo li condirò con sale, olio, prezzemolo, aglio e pane grattugiato. Quindi sistemo tutti i pesci in un canovaccio e poi sopra gliene metto un altro per asciugare. Quando avete steso tutti i pesci così, non uno sopra l'altro, stesi per bene uno di fianco all'altro, andate a coprire il pesce e lo asciugate per bene. Perché questo? Perché se c'è molta acqua, dopo con il pane grattugiato fa una poltiglia che non va bene. Ok, una volta asciugato il pesce possiamo metterlo in un contenitore. Quindi mettiamo prima i calamari. Abbiamo già una spolverata di pane grattugiato così. Poi i gamberi. Di nuovo pane grattugiato. La nostra triglia. Pane grattugiato. Il codice di rospo. Grattugiato. E infine le soglie. Sempre pane grattugiato. Poi sale, un trito di prezzemolo e aglio, olio extravergine. E cominciamo a girare tutto. Se vediamo che serve ancora del pane, aggiungiamo il pane, ma così dovrebbe già bastare. Ok, sia i gamberi che i calamari li ho infilzati in dei batecchi da spiedini, mentre gli altri li ho lasciati liberi così. Adesso andiamo sul fuoco. Adesso li facciamo cuocere sulla graticola, per bene. Dopo le giriamo e controlliamo la cottura. Niente ragazzi, mi voglio bene assai oggi. Grigliata di pesce, triglie, gamberi, calamari, cose di rospo, sogliole e via. Eccola ragazzi, buonissimo. Adesso me la pappo tutta io. Tutta tutta io.